Ti saluto con la pace del Signore, Dio ti benedica anche oggi attraverso questo strumento che, come avrai potuto vedere nel titolo, sarà un'intervista. Come puoi vedere dal video, siamo insieme al fratello Luca Sava della Chiesa Evangelica di Monte Palma, zona Mister Bianco per essere precisi, zona Catania, ecco, della nostra cara Sicilia. E siamo qui, come già di consuetudine avrai potuto vedere anche altre volte, per parlare di un argomento. Un argomento che non è solamente un argomento teorico, ma è un argomento che noi viviamo, ecco. Quindi sono stati tanti gli argomenti che abbiamo trattato in questo ultimo anno, da quando abbiamo iniziato questa rubrica, che proprio si chiama Un'intervista al pastore o un'intervista al collaboratore del pastore. E in questo giorno parleremo di un argomento veramente meraviglioso, ed è un argomento che se ne potrebbe parlare all'infinito, perché sono tantissimi i punti nella scrittura, nella Bibbia, che ci parla di questo. In un modo particolare ce ne ha parlato Gesù, ma io non vi faccio nessuna introduzione, sarà fratello Luca a parlarcene. Allora, l'argomento è la Chiesa. E ovviamente io voglio dirti una cosa: la Chiesa non si intende le mura di un locale, perché di solito si usa dire andiamo in chiesa, ma la chiesa non sono le mura di un locale, non è il locale dove si celebra il culto. La chiesa è formata da persone. Quindi questa sera, in questo giorno, parleremo di questo argomento. E quindi voglio introdurre subito la parola al fratello Luca con una domanda, con un paio di domande, così giusto per. Luca, come mai questo tema così bello, così meraviglioso? Come mai la Chiesa? Cosa ci vuoi parlare sia ovviamente dell'aspetto teorico di cosa la Bibbia ci insegna, sia anche dell'aspetto proprio pratico, la tua vita con la Chiesa. Quindi io passo subito la parola a lui che ci introdurrà nel tema. Un caloroso abbraccio, un saluto con la pace del Signore. Questo è il saluto che noi utilizziamo a tutti coloro che avranno il piacere di guardare questo video. Sì, il fratello Andrea mi ha fatto una domanda: come mai questo argomento? L'argomento Chiesa è un argomento per me molto importante, perché ho una passione proprio per la Chiesa. Io riconosco nella Chiesa l'opera, la manifestazione più chiara dell'amore di Dio, e rappresenta, per quanto mi riguarda, l'opera di Dio manifestata. E voglio prendere spunto da questo argomento molto importante, perché tutti abbiamo passato il periodo difficilissimo della pandemia. La Chiesa ha avuto, possiamo dire, che la Chiesa ha vissuto un tempo prima della pandemia, e ha vissuto anche una seconda storia dopo la pandemia. Possiamo dire la Chiesa prima e la Chiesa dopo. La pandemia ci ha fatto rivalutare tantissime cose, ci ha fatto rivalutare la necessità, il bisogno di stare insieme, di condividere cose che ci sono state tolte per lungo tempo. E proprio in quel periodo è nato in me uno studio, una passione appunto per la Chiesa in una maniera particolare. E il Signore ha messo nel mio cuore un peso per l'opera sua e per la Chiesa, per la quale ho avuto modo di poter approfondire questo argomento, guardandolo nello specifico nella parola di Dio. Infatti questa sera, in queste poche parole, voglio prendere spunto dalla parola di Dio, da alcuni versi, per chiarire questo pensiero, il pensiero che c'è nel mio cuore. Lo spunto lo troviamo esattamente in Atti capitolo 2, esattamente dal versetto 42 al versetto 47. In questi pochi versi ho potuto notare, studiandoli, che in realtà questi versi racchiudono la visione di Dio per la sua Chiesa. Qui c'è racchiuso il desiderio di Dio, di come vorrebbe
vedere la sua chiesa nel tempo. E in realtà, leggendo soltanto nel verso 2, per esempio, che voglio leggervi, e cito testualmente: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nella preghiera. Sono poche parole, ma con una profondità incredibile. Da questi pochi versi, da queste poche parole, riusciamo a vedere tre cose fondamentali, importantissime, che forse dobbiamo rivalutare e dobbiamo tenere sempre sotto controllo. La prima cosa è che la prima chiesa, che si sta parlando della prima chiesa, è una chiesa che impara, una chiesa che ha desiderio di imparare. Infatti qui abbiamo letto che erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Questo è un punto molto importante perché denota una sorta di fame spirituale, ecco. Allora questa prima chiesa aveva questa tendenza, aveva questa, la chiamerei buona abitudine, che non è una buona abitudine, ma è proprio una predisposizione ad imparare. E questo è molto importante. La seconda cosa che possiamo vedere in questo primo verso è che loro erano sia perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento, ma anche nella comunione fraterna. Era una chiesa premurosa. La comunione proprio ci indica quella caratteristica di essere premurosi, attenti gli uni per gli altri. Facevano di tutto per stare insieme, facevano di tutto per condividere insieme tutto ciò che il Signore gli donava. La comunione, una grande caratteristica che deve essere ricercata e portata e alimentata nella Chiesa. La terza cosa che vediamo sempre in questo verso, ed era quello del rompere il pane nella preghiera. Un'altra cosa che caratterizza questa Chiesa era il rompere il pane, che tradotto significa pregare, adorare insieme. L'adorazione era presente in questa comunità, in questa chiesa, in questa che rappresenta la prima forma di chiesa, l'adorazione. L'adorazione, come diceva Domenico in un'altra intervista, che è questo dono meraviglioso che Dio ci ha fatto, no, nel pacchetto preghiera. Ecco, è qualcosa che ci lega a Dio, ma non soltanto, ma ci lega anche gli uni con gli altri. E poi la quarta cosa la vediamo nell'ultimo verso, dove dice: il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questo ci indica un'altra caratteristica fondamentale che è da curare e da portare avanti, che è quella dell'evangelizzazione. Questa chiesa evangelizzava, questa chiesa aveva il peso e la passione per gli altri, passione che non deve spegnersi. I credenti, qualsiasi comunità, deve alimentare questa passione, no? Questa passione per chi non conosce il Signore, deve prodigarsi nel portare la buona notizia agli altri. Ecco, questi quattro punti ci parlano, hanno tutti e quattro una cosa in comune, una cosa che appunto, no, in quel periodo buio della pandemia ci è stato completamente negato e tolto. E questa cosa in comune è la relazione. La relazione è il fondamento di tutta della nostra vita, il fondamento della comunità e di ogni rapporto interpersonale. Perché relazione? Perché per imparare dai discepoli, questi fratelli si relazionavano con i discepoli. Per la comunione fraterna si relazionavano l'uno con l'altro. E per l'adorazione invece, sì, si relazionavano invece con Dio, la relazione più importante, no? E invece per quanto riguarda l'evangelizzazione, questa chiesa aveva anche la chiamata e l'attitudine di relazionarsi anche con il mondo esterno, con la gente, che è molto importante. La relazione è molto importante. Ma una chiesa non va avanti soltanto inquadrata e diretta dalla visione di Dio, ma anche se la Chiesa ubbidisce alla volontà di Dio. Dio ha una volontà che è suprema, una volontà ferma, decisa, eterna. Okay? Uno degli errori che si fa purtroppo nella vita e si fa, ahimè, anche nelle Chiese, è quella di filtrare a volte la volontà di Dio
si filtra. Il Signore ci dice una cosa, ma noi mettiamo davanti dei filtri per la quale poi alla fine non siamo così ubbidienti. Ecco, se non si è ubbidienti alla volontà di Dio, l'opera del Signore non va dove non va direzionata secondo i suoi piani. E questo mi fa pensare alla storia di Giona, per esempio. La storia di Giona, no? Questo profeta che viene chiamato da Dio a eseguire un compito difficile, ma comandato direttamente dal Signore. Doveva andare lui a predicare a Ninive, città difficilissima, popolo sanguinario. Era sicuramente un'impresa impossibile, ma Dio gli aveva chiesto di farlo, ma lui rifiuta perché mette dei filtri. Mette il filtro della cultura, della religione, mette il filtro del suo carattere, della sua visione. È un po' come facciamo noi. Mettiamo dei filtri umani a volte alla volontà di Dio. Mettiamo i nostri stati d'animo come filtro. Il Signore ci dice di fare una cosa, ma noi la filtriamo con il nostro stato d'animo. Se stiamo bene, allora quella volontà la prendiamo così com'è. Se stiamo male, allora quella volontà va... La volontà di Dio va rimescolata, va ripensata, un grande errore. A volte come filtri mettiamo per esempio la nostra esperienza. Non possiamo filtrare la volontà di Dio con la nostra esperienza. Dobbiamo semplicemente aprire il cuore e dire: Signore, sia fatta veramente la tua volontà. A volte pregiudizi, le nostre necessità. Tanti sono i filtri, ma una chiesa che vuole andare avanti, una chiesa che vuole raggiungere gli obiettivi che Dio ha prefissato, non può e non deve mettere dei filtri alla volontà di Dio. E per finire, non soltanto una chiesa oggi deve ricercare la visione di Dio, non soltanto deve ubbidire alla volontà di Dio, ma secondo il mio parere la chiesa deve impegnarsi di più, soprattutto in questi ultimi tempi, a conoscere di più il Signore. Dobbiamo conoscere Lui, dobbiamo concentrarci su di Lui come persona. Mi viene in mente per esempio una storia che ho predicato ultimamente, la storia dei due discepoli verso la via di Emmaus. Questi due discepoli erano delusi, erano tristi perché avevano seguito Gesù per alcuni anni, l'avevano seguito attratti, attirati dalle sue abilità, per ciò che lui era capace ed è stato capace di fare, no? Nel momento in cui invece Gesù muore, nel momento in cui la mattina le donne tornano dicendo di averlo visto, che lui era risorto, questi discepoli, avendo completamente fissato il loro sguardo sulle abilità di Gesù e non sulla persona di Gesù, rimasero deluse, fecero i bagagli e tornano e cercano di ritornare alla vita di prima. Ma Gesù invece cosa fa? Gesù non permette che questa delusione potesse prendere la vita di questi discepoli e li va a raggiungere con la sua presenza, con la sua parola e con la sua preghiera, no? Riprende il cuore di questi discepoli e li riporta nuovamente a Gerusalemme. In questa storia vediamo quanto è importante, fondamentale, conoscere Dio veramente. E quindi cosa voglio dire per concludere? Siamo in tempi molto difficili, i tempi non andranno a migliorare. C'è bisogno di una Chiesa forte, c'è bisogno che il corpo di Cristo sia unito, c'è bisogno dell'unità che tanto Gesù predicava e che nel suo testamento, come scritto in Giovanni 17, perché Giovanni 17 non è soltanto la preghiera sacerdotale, ma è anche il grande testamento di Gesù. Gesù chiede al Padre questo per la sua Chiesa: Padre, fai che siano uno come noi siamo uno. Sì, cari fratelli, care sorelle che ascolterete, cari amici, uniti insieme, seguendo la visione di Dio, seguendo la volontà di Dio e impegnandoci a conoscerlo profondamente con tutto il cuore. Dio ci benedica insieme. Pace del Signore a tutti.